periodo elettorale di Rio Nero, l'ha sorpresa? Sì, 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 tanto. E sono contento che abbiamo cambiato amministrazione, sono contento che si dà una svolta al paese, sono contento che questo paese era l'ultimo fanalino di coda. Speriamo che questa amministrazione metta a posto un po' il paese e ci togliamo da questa sporchizia che c'è. Io ho notato tra altre testimonianze, insomma, che c'è voglia di competizione, perché pare che Rio Nero sia rimasto indietro di qualche anno, c'è stato un appiattimento nell'urbanistica, nello sviluppo stesso del paese, ma in effetti dal suo punto di vista che cosa ha trascurato questa passata amministrazione? Sì, ha trascurato tutto perché non ha saputo governare, non ha saputo dirigere il comune, c'è stato un sacco di imbrogli che hanno fatto, un sacco di tante di quelle cose. I cittadini di Rio Nero hanno riposto tanta speranza in questo cambiamento, ma ci vorrà un bel po' di tempo, visto che la nuova amministrazione dovrà riprendere in mano le redini e comunque probabilmente appianare quelli che sono stati i disguidi della scorsa amministrazione. Sì. Bisogna andare piano, come ha detto Berlusconi, quando si è inserito Berlusconi, datemi tempo, 90 giorni che piano piano si rimette su il nostro paese. Certo, lei vuole esprimere un suo giudizio? Ma io, signorina, sono estraneo di Rio Nero, cioè sono nativo di Rio Nero, però sono qui ospite perché io abito a Milano. Ho capito, però un commento su quello che è successo, probabilmente l'avrà commentato anche sì, con i suoi amici. Io sono appena arrivato, appunto non so proprio quasi niente della situazione politica di Rio Nero, sì. Soltanto mi ha fatto piacere che è uscito questo romaniello, perché conoscevo bene il padre che adesso è morto, e lui, sto ragazzo, l'ho conosciuto proprio ieri sera, me l'hanno presentato, mi ha fatto piacere, e poi ripeto, io sono di passaggio qui a Rio Nero, io vivo a Milano. Grazie, la ringrazio comunque della sua intervista. Buonasera. Non volete vuole aggiungere qualcosa? Posso solo studismo, certo. Di Mondicchio. Ah, ecco, l'impegno, chiede un impegno al sindaco, al nuovo sindaco in questo senso? Mondicchio è diventato un metamaio, non è un posto, cioè un posto turista, ma non si capisce niente. Cioè hanno chiuso il traffico di Santa Paola e non si apre più. La gente quando va a Mondicchio non tiene 20 centimetri di spazio. No, le macchine, cioè non c'è un parcheggio. Non c'è un parcheggio. Poi c'è da fare i lavori vicino al Lago Grande, ci sono pantani che l'estate, la puzza non si può resistere. Questo l'hanno detto tanti anni fa, che pur questa amministrazione oggi là lo metteremo a posto con il benzino, che non hanno fatto proprio niente. Quindi lei chiede al sindaco. I marocchini che sbellino mezzo Mondicchio. Lei chiede al sindaco di annotare questa situazione da sistemare. Due o tre anni fa. Chissà che detto che dovevano fare. Vicino al lago ci vuole veduta, ci vuole praticamente, ci vuole qualche cosa. Per il danno si capisce niente, non c'è una sporcizia che. Che vi posso dire? E rientrando a Rio Nero invece lei quale esigenza avverte? Ma io no. Relativamente a quello che è stato fatto dalla passata amministrazione o quello che sperate che adesso si debba fare? Noi, per quanto riguarda l'amministrazione, siamo tutti contenti così, che dopo 20 anni abbiamo buttato fuori i compagni comunisti dal comune per andare sul comune per chiedere un certificato sul comune, andare a chiedere un certificato al comune. Deve aspettare, vai là e trovi il vigile. Dove vai? E deve fare un documento. Ecco. Alle 11:30, io una mattina sono andato alle 11:10, ho trovato il vigile, che deve fare? Deve andare all'ICE? No, deve aspettare un vecchio di 80 anni su quella salita a aspettare. Cioè lei lamenta la mancata organizzazione proprio della casa comunale. Esattamente, male organizzate, calpestati i cittadini. E mentre per quanto riguarda poi tutto il contesto della cittadina, la viabilità, le strade. Ma c'è tutto, le strade, le cose pedonali, che non esiste niente, negli altri comuni. Vai a Melfa, vai a Venusa, vai là.
c'è tutte le cose, le segnaletiche, tutto da poter transitare, la gente può passare. Io vecchio vado per passare a un'incrocio, non posso passare, devo andare a finire sotto le macchine. Ma c'è tutto, c'è la sporcizia, c'è stato tutto.